Consigliere comunale Vinuccio Composto, in queste ore un botta e risposta al vetriolo tra il Presidente del Consiglio Eugenio Raneri e il Sindaco Mauro Passalacqua. C'è chi ipotizza, o meglio, forse le stesse dichiarazioni del Sindaco lasciano trasparire anche una possibile nuova sfiducia all'orizzonte. Tu che idea ti sei fatto? Che è una telenovelas che si protrae da almeno 2 anni, da quando l'amministrazione si è insediata, che ha solo fatto chiacchiere e poca sostanza. Alla fine sono molto litigiosi perché non hanno nulla da fare, perché non programmano niente e non gestiscono niente. Ma chi ha ragione e chi ha torto secondo te? Ma devo dire che Raneri, dall'alto della sua esperienza che ha da parecchi anni di amministrazione, è stato anche assessore nella Prima Repubblica, ha sicuramente sulla vicenda SM, sulla vicenda Taormina Arte, ha sicuramente ragione, perché da un lato, e noi l'abbiamo detto come gruppo della PDL, l'organo che deve deliberare è sicuramente il Consiglio Comunale. Quello che ha fatto il Sindaco è ha usurpato questo ruolo al Consiglio Comunale e noi non possiamo permetterglielo. Quindi il Presidente in questo è stato bravo e attento. Noi infatti abbiamo fatto il ricorso al TAR, poi abbiamo tolto la sospensiva perché non, diciamo, il prefetto ha tolto il problema, per cui era inutile la sospensiva su, che cosa, su una cosa che non esiste, quindi i giornali quell'hanno spiegato bene, quindi non è una vittoria dell'amministrazione, ma anzi tutt'altro, è una vittoria della legge e il prefetto è stato bravo a chiarire tutto. Fondazione Taormina Arte, secondo te è meglio una fondazione Taormina e Regione Siciliana oppure meglio una fondazione con l'attuale composizione del comitato? Siamo alla follia, praticamente si gestisce tutto con i soldi della regione e facciamo sì che la regione vada via. Anche quest'anno i fondi da dove arrivano dalla regione, eppure diciamo non venite. È una cosa pazzesca, ce lo possiamo permettere solo perché ancora Taormina è voluta bene a Palermo, è voluta bene dall'assessore Nino Strano, ma in un'altra realtà ci avrebbero dato calci in faccia. Un altro scambio di opinioni molto forte, sempre in queste ore, si registra tra il Sindaco e il Presidente di Confindustria Alberghi De Luca. Anche qui la domanda è la stessa, chi ha ragione e chi ha torto? Ma veramente è un continuo di lamentele, non solo da parte degli albergatori, anche dei commercianti e degli imprenditori, ma anche della politica. Questo sempre deriva dal solito problema, che Taormina manca di programmazione e di risorse. Quindi non è facile dare risposte, l'unica soluzione potrebbe essere un governo di salute pubblica, perché non esiste un governo in questo momento in questa città. In conclusione la domanda è proprio questa, l'opposizione che cosa intende fare? Ma l'opposizione consiglia a questa amministrazione di fare un passo indietro e di andare alle elezioni, perché c'è molto malcontento e comunque non riescono a dare risposte in nessun settore, dai lavori pubblici al turismo, ai servizi sociali, zero totalmente.